amici di Alessandro Tech World, vi presento oggi un prodotto marchiato Asus. Parliamo dell'Asus Zenfone Max, quindi un prodotto davvero molto interessante. Andiamo un attimino a vedere le specifiche tecniche e le dimensioni di questo prodotto, lo mettiamo un attimo da parte. Innanzitutto supporta fortunatamente la rete 800 MHz in LTE, quindi zero problemi con Wind. Ho provato con Wind, Vodafone, poi è un dual SIM, chiaramente l'ho provato con Wind, Vodafone e 3, non ho avuto nessun tipo di problema. L'antenna per quanto riguarda l'HSPA Plus è una 5.76 in upload e un 42 mega in download, quindi antenne di primissimo ordine. L'LTE in categoria 4 fino a 150 megabit. E che dire, la Zen UI è la 2.0, insomma la conoscete, la classica Zen di Asus. Piacere, può non piacere. Ho sentito il mio amico Loris, che anche lui ha appunto un canale YouTube molto più grande del mio, dove recensisce telefoni e quant'altro, dice che è un po' bambinesca. Effettivamente le icone non sono troppo, diciamo, per così dire, professionali, però tant'è. Allora, andiamo un attimino a vedere come è costruito. Allora, intanto il display è spento, potete vedere che non è molto oleofobico. Qua sotto abbiamo l'ingresso micro USB, USB 2.0 con il microfonino. Lato destro, tasto di spegnimento, accensione, blocco, sblocco, bilanciere del volume. Sopra abbiamo il jack da 3.5. La parte sinistra è pulita. Vedete il frame in metallo? Non è in metallo, dopo vedrete. Qua c'è diciamo la svasatura per poter aprire la back cover, perché la batteria non è removibile, ma anzi la batteria è removibile, ma dopo ve la faccio vedere. Qui abbiamo la cam da 13 megapixel, una cam di Toshiba, dual LED flash, messa a fuoco di tipo laser, e qui il secondo microfonino per la riduzione rumori. Loghetto Asus, questa è una cover in simil pelle, non è vera pelle. Loghetto Zenfone, e qua abbiamo lo speaker del volume. Posto sotto, quando lo si appoggia, il volume devo dire che non è malvagio, ma non è neanche di primissimo ordine. Parliamo di un terminale che approda sul mercato a circa 190 euro, lo si trova su Amazon 195, in realtà poi su altri siti lo possiamo portare a casa intorno ai 170-180 euro, quindi devo dire che è un prezzo tutto, diciamo, onesto, senza infamia e senza lode. Andiamo ad aprirlo, vedete la batteria, mi correggo, non è removibile, 5000 mAh, dual SIM, qui c'è lo slot per la micro SD. E niente, questo è poi lo speaker, quindi non va su tutta la lunghezza, ma è soltanto nella parte finale, vedete, questa è tutta la lunghezza, ma in realtà lo speaker è soltanto qua. Lo andiamo a richiudere e lo andiamo ad accendere. Allora, la Zenfone UI è la classica interfaccia di Asus, display poco oleofobico, mannaggia, però d'altronde dobbiamo anche vedere appunto il prezzo con cui appunto si approda nel mercato. Allora, Zenfone UI, la solita Zenfone, abbiamo la possibilità di personalizzare temi, abbiamo la possibilità di cambiare le icone, possibilità di ridurre le icone, di ingrandirle e quant'altro, insomma una miriade di funzioni. Ma io al lato pratico come l'ho visto questo telefono? Allora, in realtà è un telefono che secondo me vale la pena di provare, perché innanzitutto è un terminale che la batteria è veramente, ragazzi, agghiacciante, cioè, anzi, non è agghiacciante, nel senso che è una batteria veramente molto performante. L'ho usato anche con Team Music, quindi in movimento, metro, autobus, insomma, mezzi pubblici. La rete 3G funziona davvero egregiamente, non c'è mai nessun tipo di problema, e quindi questo indice che
da parte di Asus c'è un'ottimizzazione del firmware, del software non indifferente. Un'altra cosa, la batteria. La batteria veramente, ragazzi, io l'ho usato per un giorno e mezzo come telefono, diciamo, principale. Poi in realtà l'ho usato anche altri giorni, ma questa giornata me la ricorderò sempre perché l'ho usato un giorno e mezzo, avevo ancora il 55% di batteria. L'ho lasciato a casa, l'ho utilizzato la sera come tablet e praticamente ho fatto 5 ore e 50 di schermo acceso, quindi veramente una batteria iper performante. Una cosa che mi è piaciuta e che magari non ho detto nell'altro video di Asus è che Asus arrivano tipo le notifiche per quanto riguarda le allerte meteo piuttosto che allerte in generale, come per esempio, vabbè, catastrofi, diciamo, ambientale, beh, non è il mio caso fortunatamente, anzi non è il nostro caso. La cam come l'ho trovata? Ho messo il video che avevo fatto l'altra volta per quanto riguarda appunto lo Zenfone Max, avevo fatto un video di ripresa in Full HD a 30 frame per secondo, ma adesso vi faccio vedere un attimino le foto. Se mi lasciate un secondo le vado a prendere, non vorrei avere foto che non vi posso far vedere. Allora, questo è il video che avevo fatto l'altra volta. Le foto devo dire che secondo me, non lo so, a me non mi hanno convinto, però se c'è buona condizione di luce le fa bene. Per esempio, vedete questa foto, diamo una pulita al display. Intanto vi dico che il display l'ho messo in luminosità massima, quindi non c'è nessun tipo di problema. Vedete? Le foto vengono bene, senza infame, senza lode, la qualità è abbastanza buona, senza nessun tipo di problema, vedete? Zoom sempre troppo questo Zenfone, vedete? Le foto vengono abbastanza bene, i dettagli ci sono, vedete? Per esempio se vado a zoomare qua ci sono abbastanza dettagli, però diciamo che, allora, nelle foto non si deve andare a zoomare veramente per vedere il filo d'erba, perché chi lo fa? Allora prendetevi una reflex, cioè voglio dire, è una fotocamera del telefono, quindi dovete vedere la foto come appare con un, diciamo, uno zoom fatto così, diciamo. I dettagli ci sono, le foto vengono sempre bene, vengono sempre messe a fuoco in maniera abbastanza egregia, però vabbè, non è una fotocamera che mi ha convinto molto, perché non lo so, adesso rivederle così mi piacciono, vi devo dire la verità. Poi ci sono tantissime funzioni, come per esempio la super risoluzione che fa un'interpolazione dei pixel, arriva fino a 50 megapixel, ma però le foto non lo so, anche qua molti dicono non devi zoomare, effettivamente è vero, però vedete, se vado a zoomare non c'è definizione, cioè si perde, c'è della granella. Non lo so, però per esempio se vado a zoomare così, che è uno zoom più che doveroso, più che onesto, scusate, e le foto vengono bene, non vi è nessun tipo di problema. Però anche lì, la, diciamo, in ufficio per esempio, vedete, non lo so, ogni tanto sgrana un po', se c'è poca luce poi chiaramente le foto non vengono proprio benissimo. Insomma, ho trovato la fotocamera, però per esempio vedete questa macro che bella, però per esempio ho trovato la fotocamera del Zenfone selfie, quindi fotocamera interna, ma io parlo di quella principale, molto molto migliore. Per esempio la parte audio, che dire, ma la parte audio tendenzialmente funziona bene. Vedete, ho fatto diverse foto, dopo vi metto il link in descrizione per quanto riguarda la galleria, non voglio rubarvi altro tempo. Allora, il terminale, vediamo se riesco a farvi sentire qualche musica, qualche canzone, così proviamo anche l'audio. Proviamo questa canzone, vediamo se... Vedete? Se abbiamo l'audio sotto, andiamo sicuramente ad amplificarlo. Insomma, blocco, se no dopo mi fanno il muto su tutto il video, mi censurano e poi mi girerebbero le balle. Allora, che dire, un terminale che secondo me vale la pena di provare. Allora, quando acquisterei questo terminale e quando invece acquisterei un altro terminale?
Allora, se siete per esempio dei commerciali che per esempio girate molto in macchina e quant'altro, avere una batteria da 5000 mAh, marchio Asus, dove vengono sempre rilasciati aggiornamenti, curano molto le app, stanno dietro al software, eccetera, secondo me può essere un valore aggiunto e quindi prenderei in considerazione un Asus in generale. Ma perché questo modello? Questo modello perché ha una batteria da 5000 mAh. Però è anche vero che un commerciale, siccome è sempre in giro in macchina, valigetta eccetera, probabilmente non avrebbe problemi a prendersi un power bank. E quindi qui entra in gioco il fattore: vado a prendere un terminale che ha delle caratteristiche migliori, non ha la batteria, e per compensare il problema della batteria vado a prendermi un range extend, un power bank. In realtà è un po' un ragionamento che ci sta, nel senso, io preferirei avere un terminale dove c'è la ricarica rapida, prendo un power bank con la ricarica rapida quick charge 2.0 3.0 e vado a coadiuvare questo problema. Però dall'altro punto di vista abbiamo un terminale all in one, non ho problemi di power bank, posso portarlo in giro, fare una giornata stress, a parte telefonica come vi dicevo non c'è nessun tipo di problema, si sente bene, e quindi da questo punto di vista, se non vogliamo il power bank, questa potrebbe essere una valida alternativa. Valida alternativa, diciamo, confermata anche dal fatto che Asus è un'azienda che da sempre aggiorna molto bene il software, sta dietro e quant'altro, quindi sicuramente indice di qualità. Io personalmente di un terminale, come avrete capito, guardo molto la fotocamera, quindi questo terminale per me non va bene, non lo prenderei in considerazione. Però vabbè, chiaramente poi noi svanettoni cerchiamo sempre di prendere terminali top di gamma, quindi questo non è un terminale top di gamma, quindi per me verrebbe scartato a priori. Però è chiaro che per un commerciale, per esempio, mi viene in mente ancora un commerciale, potrebbe avere un senso. Anche lì, andiamo in ferie, voglio un telefono con molta batteria. Vabbè, ma andiamo in ferie, in spiaggia, ti porti lo zaino, il power bank resta dentro, quindi non abbiamo senso di avere una batteria da 5000 mAh. Va bene, dai. Poi farete voi le vostre considerazioni, link in descrizione con la galleria delle immagini, l'audio l'avete sentito, vi ho parlato di reti, vi ho parlato di misure, di specifiche tecniche, insomma poi l'esperienza di utilizzo è quella che regna padrona su ogni smartphone. Per le prossime recensioni vorrei avere, diciamo, dei metodi, diciamo, fissi e statici di comparazione, come per esempio andare in cantina, vedere quanto prende, provare diciamo ad esempio la cam, provare ad esempio l'audio eccetera, e avere dei parametri fissi su cui poi andare a lavorare su ogni recensione. Va bene ragazzi, dai, ditemi cosa ne pensate.